Speciale Fantacalcio. Ed eccoci con un eccezionale appuntamento di Speciale Fantacalcio. Siamo giustamente qui per appunto questo appuntamento, che di solito c'è il venerdì a cura del buon Ciro e Ciro Gaipa di NapoliCalcioNews.it per quei pochi che non lo conoscessero, e il nostro affidabilissimo collaboratore però ci ha fatto pervenire una top 11 di tutto rispetto che sono pronto ad elencarvi. La top 11 con il 3-4-3 da schierare, ecco, secondo il nostro Ciro, è la seguente formazione: a porta da schierare Pepe Reina, mentre in difesa il terzetto di centrali è il seguente, con il difensore della Juventus Andrea Barzagli, Acerbi e Marcos Alonso. Il quartetto di centrocampo è un quartetto tutto di estrema qualità, che va da Bonaventura del Milan al duo nerazzurro-bianconero Brozovic-Pogba, con Miralem Pjanic della Roma. Beh, decisamente un quartetto di tutto rispetto e che decisamente va schierato, e d'altronde la qualità imperversa, e poi nel fantacalcio, ecco, insomma, non c'è tutta questa bramosia, ecco, di tatticismi sempre di tatticismi esasperati. Quindi questo è il quartetto da schierare, sempre per quanto riguarda il nostro Ciro e per quanto riguarda questi consigli. Il trio d'attacco, e non mi dilungo molto, invece è un trio decisamente interessante, con il centravanti del Milan Carlos Bacca, Maccarone del Empoli e Paolo Dybala della Juve, che va appunto a completare questo terzetto offensivo e che va poi invece appunto a completare l'intera rosa. Vi ripeto la top 11 a cura del nostro Ciro Gaipa, che vi porto live per questo appuntamento. Allora, a porta Pepe Reina, a difesa Barzagli, Acerbi e Marcos Alonso, mentre a centrocampo Bonaventura, Brozovic, Pogba e Pjanic, mentre in attacco il trio è Bacca, Maccarone e Dybala. Quindi questi sono i consigli per quanto riguarda lo speciale Fantacalcio, e che eccezionalmente ho fatto io, però con, diciamo, la delega per quanto concessa dal buon Ciro. Chiaramente io sto scherzando, ma mi raccomando, fate a tempo, non vi dimenticate di schierare la vostra formazione e schierate appunto i giocatori consigliati dalla nostra redazione, e in particolare dal buon Ciro Gaipa di NapoliCalcioNews.it, e proprio a quel sito vi rimando per tutti i dettagli in merito.